Salve, presentiamo questa ricetta. Abbiamo un filetto di manzo nazionale, delle verdurine da saltare al wok, una cicoria ripassata, una salsa al vino primitivo e delle chips di patate viola. Ci andiamo a salare il nostro filetto. Nel frattempo abbiamo acceso la piastra, la portiamo a temperatura. Accendiamo anche il wok. Prendiamo delle verdurine tagliate a mandolina e andiamo a saltare. Andiamo a saltare le nostre verdure. Ancora un goccino di olio e un pizzico di sale. Insieme alle verdure al wok aggiungiamo della cicoria che abbiamo precedentemente ripassato con aglio, olio e peperoncino. Allora andiamo in cottura con il nostro filetto di manzo. Lo adagiamo sulla nostra piastra. Facciamo fare una bella crosta e lo cuciniamo da tutti e quattro i lati. Scaldiamo la nostra salsa al primitivo per poi andare a bagnare il nostro filetto di manzo. Nel frattempo il nostro filetto è arrivata a temperatura, è una cottura medio sangue all'interno, l'abbiamo rosolato da tutti i lati. Allora ci andiamo a impiattare le nostre verdure saltate al wok, ricordiamo carote, zucchine, cipollotto e cicoria che abbiamo precedentemente ripassato con aglio, olio e peperoncino. Andiamo ad adagiare sopra il nostro filetto di manzo, andiamo a bagnare con la salsa al vino rosso, colore, un bel colore lucido. Aggiungiamo delle chips di patate viola e delle chips di pecorino. Anche qui un goccio sempre di olio extravergine di oliva. Pizzico di pepe e il nostro piatto è pronto. Abbiniamo su questo filetto di manzo e riduzione di primitivo un primitivo di pietracavallo. We'll be right back.